sulla sponda occidentale del lago di Bolsena si affaccia Marta, un bellissimo paese lacustre, gioiello del territorio della Tuscia Viterbese. Marta si contraddistingue per la quiete che la pervade, luogo che richiama moltissimi visitatori per la sua tipica atmosfera di borgo antico di pescatori. Tra le case in tufo, le botteghe artigiane, le piazze e le piccole vie che la caratterizzano, non è difficile rimanerne incantati. Questo borgo dal carattere medievale e dai colori tenui, rispecchiandosi sul lago, è di un effetto sorprendente ed offre ai suoi visitatori scorci molto suggestivi. Marta risulta piacevolmente accogliente in qualsiasi periodo dell'anno, grazie al suo clima mite e ai panorami sempre diversi, creati dal colorato abbraccio dei Monti Volsini. Lo chef Stefano Marinucci, famoso nel mondo per la creatività e l'eleganza delle sue creazioni, ci porta alla scoperta di prodotti tipici di qualità, materie prime e produttori della zona, proponendo ottime ricette legate alla tradizione culinaria del territorio martano e non solo. Un viaggio ricco di sapori, il cui protagonista è il pesce. Siamo in questa meravigliosa cornice, sempre sul lago di Bolsena. Tutto intorno abbiamo delle isole. Abbiamo l'isola Martana, poi quell'altra isola come si chiama? Visentina. E poi vedo una punta giù in fondo. La punta che tu vedi giù in fondo è Capodimonte. Ah, bellissima, bellissima cornice. E il lago quindi come si è evoluto a livello di economia, di cultura in tutti questi anni? Diciamo che in un discorso generale un po' le origini di questi paesi si perdono nella notte dei tempi. Abbiamo avuto centri etruschi molto importanti, Bisenzio che si trova dietro Capodimonte, un altro centro qua a pochissimi chilometri, Cornos, di cui rimangono comunque delle tracce che sono abbastanza frammentarie. E quindi ecco, diciamo che anche Marta stesso sembrerebbe che sia stato fondato da un certo Laerte, re di una città che si chiama Porsena, che dovrebbe corrispondere all'odierna Chiusi. Attratto da questi luoghi perché erano luoghi innanzitutto ricchi di flora, terre fertili e soprattutto anche il lago era pieno di pescato e quindi hanno cercato anche attraverso il fiume di poter portare una via agevolata verso Tarquinia. Infatti il fiume Marta, che parte da qui, siamo nella sponda meridionale del lago di Bolsena, arriva dopo un percorso di 55 km a Tarquinia, che è la città etrusca per eccellenza. Tu come cittadina di Marta, quindi, questa emozione di vivere qui, da dove nasce? Cioè, che cosa possiamo raccontare? Da dove la respiriamo questa bellezza? La bellezza c'è poco da dire. Io indegnamente potrei cercare di dare una cornice, ma i posti parlano da soli, no? Certo. E quindi, ecco, più che altro credo che poi l'importanza di Marta si evolva proprio a livello economico con il pescato. Quindi è un vivere sano qua, giusto? Perché il clima, sì. Il pescato, sì, sì. La storia, c'è tante cose che accomunano questo territorio. L'ambiente ancora può essere descritto ancora come abbastanza incontaminato. Non è tuttora meta di un turismo di massa e quindi diciamo che ancora si preserva in un certo senso come un paese che ancora ha il suo habitat naturale abbastanza integro. Benissimo, io farò una ricetta oggi molto interessante, un risotto abbinato con il pesce persico. Sì. Me ne parlavi prima che parlavamo insieme, il persico. Qual è l'habitat del persico? Ma l'habitat del persico bisogna considerare che il persico è un pesce abbastanza sedentario.
proviene dal nord Europa e è stato introdotto qui nel lago di Bolsena nel secolo scorso, verso gli inizi del Novecento il persico reale, dopodiché il persico sole e il persico trota sono stati introdotti tra gli anni 70-80 del Novecento. Ha una carne molto magra, abbastanza digeribile e comunque diciamo che è il pesce più pregiato, anche se poi non bisogna mai dimenticarsi delle anguille che sono addirittura di dantesca memoria, no? Esatto, mi dicevi questo per l'appunto, l'anguilla fa parte un po' di questa cornice e addirittura ecco, i cenni storici appunto risalgono addirittura al tempo di Dante, no? Sì, anche Petrarca stesso, infortunatosi per una caduta da cavallo a Bolsena, narrava in una sua lettera scritta a Boccaccio proprio la squisitezza delle anguille del lago di Bolsena, come Dante. Nel Purgatorio annovera nel girone dei golosi Papa Martino IV, a cui piaceva appunto arrostire le anguille dopo averle fatte morire nella vernaccia. Ma hai fatto che ne voglia andare in cucina. Tra poco andiamo in cucina e facciamo risotto con il persico. Oggi facciamo un risotto con il persico reale, un abbinamento di un pomodoro zebrino e poi andremo a finirlo con delle borragini, delle foglie di borragine. Quindi abbiamo fatto fumetto classico, zucchine, carote, cipolle e alcuni scarti del nostro persico. Lo portiamo a bollore e lo lasciamo anche riposare. Se volete potete schiumarlo subito in superficie quando comincia a fiorire quella parte un po' più sporca, no? Che inquina poi il nostro brodo. Partiamo con tostare il riso. Mettiamo un filo d'olio, accendiamo e andiamo a tostare il riso. Perfetto. Giriamo leggermente. Bene, andiamo a sfumare subito con il nostro abbinamento, che è un vino particolare. Abbiamo un Cru Perdu Castello Bonomi 2011, quindi un vino di struttura, grande vino. Abbiamo fatto anche il botto. Abbondante, perché dobbiamo lasciare anche il sapore di questo bellissimo prosecco Franciacorta. Quindi lo andiamo a bagnare in maniera esagerata, proprio per lasciare questa nota leggermente spumante, questa nota del Franciacorta. Iniziamo piano piano, un filettino alla volta, quindi lo tagliamo a metà, andiamo a fare piccoli pezzettini che si poi sfalderanno all'interno del riso. Ancora, bene, in questo modo. Giriamo, come ha necessità di bere, non gli diamo subito l'acqua, quindi prendiamo il brodo, versiamo e piano piano andiamo a irrorarlo, ok? Grazie a questa padella riusciamo effettivamente a dare la giusta cottura, vedi, omogenea da tutte le parti, quindi quando necessita di usare del calore vado nella parte periferica, quindi all'estremità. Vedete? Quasi lo massaggio. E piano piano ogni 3 o 4 minuti inserisco il filetto. Ancora un pochino. E continuo. Vedete come lavora? In maniera esagerata, perché effettivamente comincia dal caldo, iniziare dal fondo verso la parte alta. E quindi questo fa sì che effettivamente ogni chicco prende il suo gusto. Andiamo con l'altro filetto. Sempre a pezzettini.
Adesso mettiamo un pochino di prezzemolo. Iniziamo prima dal gambo, quindi la parte troppo grande la mettiamo nel brodo. Più piccolino possibile, facciamo la croccantezza e la sapidità del prezzemolo all'interno. E continuiamo. Vedete come rimane bello cremoso, cuoce in maniera omogenea. Se mi serve più calore vado nella periferica e vado avanti. Diventa una sorta di gioco, quindi vado a lavorare con le temperature. Altro filetto. Quindi per 4 persone io ho pensato 4 filetti. 80 grammi di riso a porzione. E quindi vado a lavorare mano a mano, ogni 2-3-4 minuti inserisco il mio filetto. Quindi avrò delle consistenze mano a mano che vanno a lavorare in maniera differente. Mettiamo la presa di sale. Presa di pepe. Un filo d'olio, appena appena. Mescoliamo. Quindi se mi serve calore vado nella parte esterna. Mettiamo ancora un po' di prezzemolo, sempre la parte del gambo, Poi le foglie andiamo a mettere all'ultimo. Filo d'olio. Continuiamo sempre col brodo. Mano a mano che io vado a inserire un pesce, quindi un filetto, vedete che mi aumenta la cremosità, quindi il collagene del pesce lo rilascia all'interno e quindi fa sì che diventa sempre ben cremoso. Questo è il mio suggerimento. Quindi se dobbiamo fare una cottura come un risotto di 10-12 minuti, iniziamo piano piano con lo stesso tipologia di pesce fino a inserirlo fino all'ultimo, quasi intorno ai 10-11 minuti. Ci prepariamo il filettino di pomodoro che ci darà quel gusto leggermente dolce ma acido per dare la struttura al piatto. Bastano due. Perfetto. Tagliamo in questa maniera. Andiamo a controllare. Molto bene. Adesso lo lasciamo riposare un pochino a fiamma spenta, così lui si prende tutto l'amido del riso e comincia a lavorare in cremosità. Quindi vado ad aggiungere un filo d'olio, quindi lo mantico con dell'olio. Finché non prende tutto il suo sapore. Vedete? Che bello? Quindi cerco di mantecarlo e facendolo riposare. Benissimo. Ci prepariamo il piatto. Ottimo. Aspettiamo. Andiamo a finire con i pomodorini. In questa maniera. Troviamo tutta la freschezza del persico. Qua e là, foglia di prezzemolo, che lo ricorda. Due fogliette di borragine
che danno un po' di colore, filo di pepe, filo d'olio e il piatto è pronto. Risotto con il persico reale, zebrino come pomodoro e buon appetito. Per questo grande risotto ho pensato Castello Bonomi, Franciacorta, Cru Perdu, un millesimato 2011 con un perlage che esalta il nostro persico reale, quindi degno di questo piatto. Finiamo con un buon caffè Fida. Di Fida ti puoi fidare. Waiting for you, I'm falling down, free in the space of floating calm. I see your face so far from